Bella a tutti ragazzi, bentornati sul nostro canale ad un nostro nuovo video. Come al solito, io sono Gabri. Io Birillo. Oggi andremo a fare vedere il nostro nuovo liquido. Vai Birillo, esponicelo. Allora, Warhol è un liquidozzo della Riltur 80-20 da Cloud. Zero nicotina. Un tabacco particolare, ragazzi. Ora andiamo a fare la prova di questo liquidozzo. Ricordiamolo, preso da Svapo Caffè, Marina di Carrara, Molliciara e La Spezia. Andatela a trovare qui, mi raccomando. Vai Gabri, drippiamo questo liquidozzo sulla Mac Pro e il Druga. Andiamolo a provare. C'ha una boccetta un pochino strana, sì. Si apre laterale, schiacciando si apre subito, c'ha il suo, la puntina bella piccolina che quando vai a drippare anche dentro alle tank funziona bene. Cosa ci senti in questo liquidozzo, Gabri? Subito tabacco. E poi in fondo mi rimane la fumicatura. Cioè, in bocca adesso c'ho la fumicata. Tipo il fondo della salsa barbecue. La fumicata della salsa barbecue. Quando ti mangi le costine di maiale con la salsa di barbecue. Non è male, eh? No, non è male. Non è neanche fortissimo. No, non è un tabacco così forte, tipo la tacchia. Però il retrogusto, cioè... Va bene per un barbecue. Quando sei in un barbecue ti fumi. Quando fai la mangiata per gli amici. Questo di papà, la crema al barbecue. Allora, che voto ci dai? Io gli do un 7. Un 7 anch'io, 6,5 o 6. Sì. Cioè, magari mettendo della nicotina 3 così si sente va, bene. Senti un pochino più lito il colpo in gola. È vero. Però noi fumiamo a zero e si sente questa aroma qua come si può dire, di brace, sì. Di affumicatura, di un po' bruciato, qualcosa così. Non bruciato, proprio affumicato. Sì. Tipo che c'è qualche legno che lo affumichi quando fa di lui. Crema barbecue, sì, non so spiegare proprio bene, però a mio gusto un 7 se lo sì, 7. Sì. Allora, dalla tavola dello Swap è tutto. Se il video vi è piaciuto lasciate un like e iscrivetevi al canale. Ricordatevi che abbiamo una pagina su Instagram e su Facebook, veniteci a trovare, vi aspettiamo. Ciao.